Buongiorno a tutti, buon martedì. Latina Foggia 0-0. Andare a prendere un punto fuori è importante. Sappiamo che la capolista che sta sopra di noi, rispetto a noi, insomma, teniamo un margine che va bene così. Possiamo recuperare. Allora, il portiere della Latina è stato bravo, perché ha salvato veramente parecchie palle gol, di cui è stato il migliore in campo dalla squadra avversaria della Latina. Noi tutto sommato gol non abbiamo subito, e questo vuol dire che stiamo un po' migliorando in difesa. Ci servono dei centrocampisti, assolutamente. Spero che rientrano dei nostri centrocampisti, perché servono, e abbiamo visto la differenza, che ci sono centrocampisti che servono. Alcuni giocatori hanno dimostrato di fare un'ottima partita, un'ottima prestazione di gioco. Tutto sommato non abbiamo creato tante palle gol nell'area avversaria, però ci siamo difesi molto bene in area nostra. Qualche giocatore, Perrini è stato un po' migliore in campo. Gli altri, insomma, hanno fatto la loro partita. Tutto sommato, insomma, male non è andata. È normale che se prendevamo i 3 punti, insomma, era ottimo. Però, come inizio di campionato, con i punti che abbiamo in classifica rispetto alla capolista, insomma, male non è. Male non è. Ottimo. Ottima prestazione di gioco. Però, insomma, tutto sommato va bene così. Abbiamo fatto un'ottima partita, pure che a noi si vede che, insomma, mancando dei giocatori fondamentali che attualmente non abbiamo al momento, quelli che abbiamo sono infortunati, qualcuno si è ancora infortunio, di cui spero che rientrino, perché è importante per noi. Tutto sommato, insomma, la partita un po' è calato, cioè non è stata una partita molto aggressiva, di velocità, di creare scompigli nell'area avversaria del Latina, di creare giochi, palle gol, avere tanto che sì, qualcosa si è mosso, però non oltre. Le mezze punte, i centrocampisti, fa vedere dei gol un po' particolari, dello spettacolo, pure, insomma, dare anche allo spettacolo. I tifosi, insomma, si comportano sempre alla grande, anzi, tanto nei cappelli dei tifosi. Però, insomma, 3 punti, 1 punto, va bene. Come inizio di stagione, tutto sommato, non è male. Ragazzi, va bene così. Va bene così, ottimo. Poi, come dire, è come dire, le persone che poi stanno sempre a criticare il Foggia, a criticare i giocatori o a criticare l'allenatore, devono fare il loro lavoro. Noi dobbiamo cercare di capire quello che abbiamo sul piatto. Non possiamo pretendere, o perché non abbiamo, possiamo dire abbiamo un presidente che, o abbiamo sul tavolo, oltre il nostro presidente, anche gli altri azionisti che mettono tanti soldi, abbiamo tanti liquidi,
il finanziamento, i bilanci, che abbiamo la disponibilità di investire. Noi questo non abbiamo. Il presidente, quello che può fare, non è che si può riempire di debiti, c'è tutto un movimento di finanziamenti. Non è facile tenere i bilanci, tenere tutto in ordine, fare in modo di non andare sotto come sono successi gli altri. Non è facile. Gestire adesso una società, una squadra, comprare dei giocatori, mettere in programma dei giocatori a un allenatore che ti porta, non è, insomma, lì andiamo su un altro settore, un altro piano. Di cui quelle che noi abbiamo, scusate, i giocatori che abbiamo, la squadra che abbiamo, l'allenatore che abbiamo, le partite che stiamo facendo fino adesso, male non è. Di cui sono ragazzi che devono crescere. Noi possiamo sperare di rimanere in C oppure avere un sogno di andare in Serie B con queste forze che abbiamo attualmente di questi ragazzi, di questa squadra, di cui per me alla fine, insomma, stanno facendo un ottimo lavoro. È come dire a una persona, no? O uomo o donna che gli piace mangiare, mangia. E dire a una persona, no, tu non devi mangiare, devi dimagrire. Ma chi dà la ditta a te? Dove c'è scritto? Hai capito qual è? Cioè non esiste un fatto del genere, di cui dobbiamo accettare quello che abbiamo attualmente. Non puoi cambiare una persona, la mentalità, di cui il nostro presidente è stato abbastanza chiaro. La disponibilità, questo ho io. Basta. Non c'è nessun altre persone che possono mettere dei liquidi e fare una grande squadra. Questa è la disponibilità. Di cui la nostra società è stata abbastanza chiara. Le mie forze sono queste, questa è la mia possibilità. Altre persone non sono intervenute per il Foggia, di cui questo posso fare io. Non puoi cambiare una persona da un giorno all'altro o dire la tua. Tu chi cazzo sei? Se sei capace, metti in atto, se sei talmente bravo. Le persone hanno solo la bocca, parlano. E poi i fatti, il nostro Foggia, è inutile poi scrivono, fanno i commenti, io vedo sui social tanti commenti che tutti sono diventati allenatori, tutti sono diventati direttore sportivo, tutti che sono bravi. Poi alla fine lasciamo stare sta gente. Il Foggia questo è. Dobbiamo accettare quello che abbiamo. Attualmente abbiamo una bella squadra, un bel gruppo di giovani, di ragazzi, un allenatore che sta dimostrando fino adesso di darci le soddisfazioni che gli sta dando. Sta facendo un ottimo campionato fino adesso, a inizio. Come inizio sta facendo ottimo. Il direttore sportivo si è mosso molto bene con questi ragazzi. È inutile criticare anche gli attaccanti che abbiamo noi che oggi non hanno segnato. Cioè, non è che ogni domenica un attaccante segna. Ci sono anche momenti che non segna. Cioè, prendiamo il caso Lautaro Martinez, tante partite sulle gambe, con il Monza non ha segnato, non c'era proprio, è cotto e stracotto. E noi, Lautaro, che è un campione, cioè noi abbiamo dei ragazzi, insomma, quello che possono fare. Non puoi pretendere che tutte le domeniche, tutti quelli facciamo gol e segniamo. Sì, sarebbe bello, però non è così. Hai capito? Come ho detto prima, è come dire a uno, no, a uno che, insomma, che è abbastanza bello, e dire no, tu devi dimagrire. Ma dove c'è scritto? Se sto così e così sono. La gente c'è solo la bocca, questo c'ha. E basta, può solo parlare. Poi alla fine, so zero. Noi questo è il Foggia che abbiamo. Dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo, questo. Sempre Fossa Foggia, un punto ottimo per noi, ottimo Foggia. Ciao.
Ciao ciao, alla prossima.